Oggi vi faccio vedere come preparare asari no omiso shiru, zuppa di miso con le vongole. Una zuppa facilissima ma incredibilmente buona. Gli ingredienti sono le vongole che abbiamo già fatto sbrugare, miso, sarebbe pasta di soia fermentata e cipollotti tagliati sottili. Facciamo da due porzioni. Nella pentola mettiamo 500 ml di acqua e accendiamo il fuoco. Mettiamo nella pentola 260 g di vongole, mettiamo il coperchio e cuciniamo. Quando comincia a scaldare l'acqua e cominciano anche a pulire le vongole e creano questa schiumetta e togliamo con la schiumalora. Controlliamo se sono aperte le vongole. Se ci sono tante vongole che ancora chiusi, continuiamo a cucinare ancora un po'. Quando sono aperte tutte le vongole, aggiungiamo 50 g di miso. Io sto usando shiro miso, che è miso bianco considerato più delicato. Invece se state usando miso più rosso, rossiccio, vuol dire che è più gusto forte, poi dipende da marca quanto sale contengono, quindi potete provare prima 40 g di miso e poi vedete voi se aggiungere o rimanere così. Per sciogliere il miso mettete sul mestolo e sciogliete con i bastoncini come vedete, mescolando, oppure con un cucchiaio, altrimenti potete utilizzare un colino, mettere nel colino miso e mescolare con un cucchiaio. Il momento di mettere miso, o spegnete il fuoco o abbassate al minimo il fuoco, così non roviniamo il sapore e gusto del miso. Ecco qua sto assaggiando, vi consiglio di assaggiare anche voi, magari mettendo prima 40 g di miso e poi potete aggiungere un po' alla volta. Adesso andiamo a mettere nella ciotola. Al fine mettiamo circa un cucchiaino di cipollotti tagliati fini fini. Ecco, nostro asari no omiso shiru è pronto. Le vongole in Giappone considerato anche una cosa per fare buon brodo. Infatti per fare zuppa di miso prima prepariamo dashi, il brodo con tonnetto essiccati, katsuobushi, oppure comodamente utilizzando brodo di katsuobushi granulare. Invece le vongole che fanno già brodo, quindi semplicemente mettiamo miso. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like e iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è nel questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo al presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!